Eccoci qua a Bira, siamo nel frastuono del Palo Evangelisti, parto da qua. Questo 3-0 per una percentuale, dimmi te quale, anche merito di questo pubblico. Sì, oggi veramente l'atmosfera era incredibile, il palazzetto praticamente tutto pieno, è stata una bellissima mano. E, vabbè, ovviamente queste partite spero che aiutino a favorire il fatto che la gente venga sempre di più e spero di giocare anche tante altre partite qua e insomma, perché veramente è uno show speciale. Allora, il pubblico ci ha dato una mano, ci siamo dati una mano anche noi, perché anche stasera, come gli ultimi tre set di Verona, pochi errori, continuità, insomma, questi sono i playoff, bisogna giocare così. Ma sì, guarda, stiamo giocando benissimo, secondo me è battuta ricezione. E, insomma, come forse nel resto del campionato non giocavamo e forse non ce ne rendavamo conto quanto è tutto un po' più facile, no? Poi nel gioco è chiaro che sono i primi due tocchi nella pallavolo, nella fase side out e nella fase break point, e sono troppo importanti e poi tutta la fluidità che adesso vedete deriva anche da quello, però era una cosa che, insomma, su cui abbiamo lavorato, su cui serve anche tanta fiducia sia come squadra che fiducia individuale. E lì, insomma, in questo momento stiamo andando molto bene. L'ultima cosa, serie sul 2-0, siamo purtroppo troppo vecchi per pensare che sia ovviamente finita. 10 giorni di pausa, fuori onda dicevamo un bene, un male, avremo possibilità di riposare, di lavorare. Ovviamente questo trend era bene cavalcarlo. Che dici te? Beh, è chiaro che come tutto il trend c'era, però va bene così, non stiamo a pensare a quello che non esiste, quindi avevo già detto in passato, prima di questa serie, che questi 10 giorni ci devono servire, e ci devono servire a lavorare bene, e non dobbiamo sprecarli, e anzi li dobbiamo usare per migliorare nelle cose che non facciamo bene, perché comunque ce ne sono. E dobbiamo sfruttare questo vantaggio che loro non hanno invece, perché devono giocare, quindi è una cosa che dobbiamo prendere per quella che è e sfruttarla a nostro vantaggio. Grazie Bira. Prego, ciao.